Proviamo. Siamo alla linea 29. Alla linea 29 noi ci troviamo all'inizio del primo libro dei Maccabei. È un libro storico, scritto solo in greco. Voi capirete che questo è un libro proprio limpidissimo, come una cascatella d'acqua in montagna. Le cose che sta per narrare, cioè queste cose, avvennero dopo che Alessandro il Macedone, Alessandro Magno, muore nel 323, qualcuno dice 322, va bene lo stesso, figlio di Filippo, uscito dalla regione dei Chittim. Questo è un dato importante. Chittim di per sé sarebbe Creta, ma è diventato un nome per indicare tutti i greci. Due erano i nomi ebraici per indicare i greci. I greci della Ionia erano quelli più importanti. Ora, chiudete gli occhi e scrivete Ionia in greco. C'è un Yod, c'è un Vau e c'è un Nun. Questi metteteci la vocale A. Yavan. Yavan è la Ionia dei greci. Quindi questi erano i due nomi con cui gli ebrei chiamavano il mondo greco, Yavan o Chittim. Dunque, queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, uscito dalla regione dei Chittim, sconfisse Dario, re dei Persiani e dei Medi, e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia. Notate che qui ci sono i due nomi. C'è il nome greco, Grecia, e c'è il nome ebraico, Chittim. Cosa vuol dire? Che chi sta scrivendo è un ebreo che scrive in greco. Intraprese molte guerre, si impadronì di fortezze, uccise i re della terra. Arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra si ridusse al silenzio davanti a lui. Il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio, radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi che divennero suoi tributari. Dopo questo accadde ammalato e comprese che stava per morire. Allora chiamò i suoi luogotenenti più importanti, che erano cresciuti con lui fin dalla giovinezza, e mentre era ancora vivo, divise tra di loro il suo impero. Regnò dunque Alessandro 12 anni e morì. I suoi subalterni assunsero il potere ognuno nella sua regione. Dopo la sua morte tutti cinsero il diadema e dopo di loro i loro figli per molti anni e si moltiplicarono i mali sulla terra. Il racconto sembra ingenuo, ma è documentatissimo. Riassume la storia, perché Erodoto ci racconta, Tucidide ci racconta, i vari storici, Eliodoro e compagnia bella ci raccontano tutte queste cose qua. Quello che invece a noi interessa è il clima violentissimo di questo brano. Provate a tornare alla linea 31. Intraprese molte guerre. Si impadronì di fortezze e uccise i re della terra. Vi rendete conto che questo non è il criterio con cui i semiti facevano le campagne militari. Anche una campagna militare devastante, come quella che Nabucodonosor ha fatto nei confronti del popolo ebraico, invadendolo per 3 volte, nello spazio di una quindicina d'anni, 3 volte, distruggendo la città, il tempio, la cosa grave
Per Nabucodonosor è stata questa. Sì, purtroppo nell'assedio si uccidono i soldati, poi si uccidono le persone perché è il primo giorno di devastazione, il giorno della vendetta. Ma dopo si portano in esilio le persone, cioè non si ammazzano. E anche il re lo si porta in esilio. Era questa la logica. Avere mano d'opera, non uccidere la mano d'opera. Mentre, dentro a questa logica, i greci apparivano dei barbari maledetti, perché quando arrivavano uccidevano tutto. Se voi tenete presente che questo era il regime violento che adoperavano i popoli semiti all'inizio, meglio, alla fine del secondo millennio, Giosuè agiva così quando conquistava la Palestina. Ma se noi leggiamo, adesso ultimamente hanno scoperto queste glorie dell'archeologia italiana, la grande città di Katna, che insieme a Ugarit e a Ebla dominavano il nord e quindi la zona mediterranea della Siria, e si sono trovati anche a Katna dei manoscritti, delle tavolette, beh, noi scopriamo che anche gli altri popoli nel secondo millennio agivano così. Nel primo millennio iniziano, fra virgolette, ad incentivirsi, cioè fanno le guerre, fanno l'opera di conquista, ammazzano ovviamente i soldati e anche nel primo giorno cosiddetto della vendetta anche i civili. Ma finito quello si risparmia la vita a tutti perché ogni persona è forza lavoro e lo si adopera per lavorare. Vi renderete conto che quando nel IV secolo i greci arrivano con Alessandro e si comportano così, i semiti dicono: siamo tornati indietro di 1000 anni. Quindi chi erano i barbari? I greci chiamavano o i barbaroi i semiti, ma i semiti dicevano: voi siete gli uomini delle caverne, perché noi ci comportiamo come voi vi comportate adesso, noi ci comportavamo così più di 1000 anni fa. Questo è il clima. Un clima di violenza. Siamo subito dopo la morte, siamo durante la vita e subito dopo la morte di Alessandro Magno. Grande conquista di Alessandro, iniziano nel 333, Alessandro muore 10 anni dopo o 11 anni dopo. In Siria viene collocato un diadoco, cioè un generale di Alessandro che si chiama Seleuco Nicatore. Mentre in Egitto viene collocato un altro generale che si chiama Lago Tolomeo. Per cui se nei libri di storia trovate i Lagidi, non pensiate che siano chissà chi, sono i Tolomei, sono i discendenti di Lago Tolomeo. I Seleucidi sono i discendenti di Seleuco Nicatore. Bene. Alla linea 42 vi ho messo gli anni per poter in qualche maniera capire ciò che viene scritto dopo. E cioè, quando si dice l'anno ipotesi 131 dell'era macedone o dell'era dei greci, cosa significa? Significa che quel 132 è 132esimo anno partendo da un determinato anno. L'epoca dei Greci o l'epoca macedone comincia in Siria nell'autunno del 312 e in Babilonia nella primavera del 311 dell'anno successivo. Chiaro? Quindi al 312 bisogna tirar via, ipotesi, 132 anni per sapere esattamente in quale anno ci troviamo. Cosa succede? Succede una cosa di questo genere, che quando c'è la divisione dell'impero, la Palestina va a finire sotto l'Egitto. Tenete presente che la Palestina parecchie volte è stata suddita dell'Egitto, lungo tutta la sua storia. Alle volte consenziente, alle volte obtorto collo per forza, ma comunque
Gli ebrei conoscevano bene il dominio egiziano e sapevano come rapportarsi, e tutto sommato è stato un periodo felice. Nella battaglia di Panio, che poi è una serie di scontri tra l'impero seleucide e quello egiziano tolemaico, nel 200 circa, purtroppo i seleucidi riescono a sopraffare gli egiziani e si prendono come sbottino di guerra la Palestina. Quindi, inizialmente la Palestina stava bene con l'Egitto, era tranquilla, prosperava, terra ricca di commerci e di produzioni artigianali, non molta agricoltura. Nel 200 passa sotto il dominio della Siria, ma qui capitano dei problemi. Quali problemi? Andiamo alla linea 48. Uscì dai Seleucidi una radice perversa, Antioco Epifane, che veniva chiamato dai re coevi di altri regni Antioco Epimane. Epifane vuol dire manifestazione di Zeus, lui si considerava tale, ma Epimane in greco vuol dire matto. Quindi lo consideravano così gli altri re. Uscì da quelli una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma, e assunse il regno nell'anno 137 del dominio dei Greci. Adesso avete la possibilità di capire da quando si parte per dire 137. Non si parte chissà da dove. In quei giorni sorsero da Israele, ebraico, Min, di cui abbiamo parlato stamattina. Non è una costruzione greca questa, neanche italiana. Noi diremmo in quei giorni sorsero in Israele figli empi. Mi spiego? Come mai troviamo sorsero da Israele? Il testo è greco, ma chi pensa e scrive, pensa in semitico. E quindi invece di mettere la preposizione en greca, mette la preposizione ex più il dativo. E quindi sorsero da Israele figli empi che persuasero molti dicendo andiamo e facciamo lega con le nazioni che ci stanno attorno perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Se noi ci fermiamo su questa frase, forse riusciamo a capire un po' meglio la situazione. Dunque ci troviamo in Palestina, dove ci sono due correnti culturali. C'è un ebraismo che dice non contaminiamoci con usi, costumi e cultura greca, rimaniamo puri, rimaniamo dunque fedeli alle tradizioni ebraiche, e un'altra corrente che dice ma no, apriamoci al moderno. I greci rappresentano il moderno, saranno violenti, saranno barbari, però d'altra parte hanno una cultura filosofica e una cultura tecnica che noi non abbiamo. Dunque, stessa religione, due atteggiamenti, uno conservatore, l'altro progressista. I progressisti vengono giudicati figli empi. Allora la domanda è, chi sta scrivendo? Un destrorso conservatore, chiaro? Quindi il primo libro di Maccabei è scritto da un conservatore, da uno molto vicino alla sensibilità del libro di Daniele. Per questo motivo vi ho riportato i testi. Siamo al versetto 12, linea 51. Parve ottimo ai loro occhi questo ragionamento. Alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni dei pagani,
Essi costruirono una palestra in Gerusalemme secondo le usanze dei pagani. E cioè, si va a far ginnastica nudi. Però, andare a far ginnastica nudi cosa significava? Mostrare l'aggeggino circonciso. E cancellarono i segni della circoncisione. Si sono fatti la plastica. Noi abbiamo dei medici qui in sala, i quali, fra le tante materiuncole, perché studiano materie grosse, poi anche qualche materiuncola studiano i medici, anche storia della medicina qualche volta. E nella storia della medicina loro ci saprebbero dire che la chirurgia plastica è già testimoniata nel secondo millennio avanti Cristo in India, dove si erano resi esperti nella ricostruzione dei nasi femminili, perché la donna adultera aveva come pena il taglio della punta del naso. Mi spiego? E quando una donna voleva rifarsi la verginità, non è che andasse nelle zone basse, doveva andare nelle zone alte, cioè rifarsi il naso, non rifarsi altre cose. E i chirurghi indiani, per la prima volta, hanno scoperto che aprendo il muscolo del braccio e inserendo il naso dentro al muscolo, dopo averlo riferito un'altra volta, riaperto, la carne si congiungeva. Poi staccavano il braccio dal naso, ricostruivano la pelle e il naso tornava completo. Sì o sì? Poi come facessero esattamente non lo so, ma questa è la descrizione dei testi più antichi, dei Rig Veda. Per fare un prepuzietto stavano pochissimo. Non è che avessero bisogno di chissà quante cose. Comunque sappiate che nel IV, III secolo avanti Cristo, la plastica, soprattutto queste operazioni che riguardavano zone superficiali del corpo, era praticata. Cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Ora tenete presente che per il popolo ebraico, dopo l'esilio, due erano i segni di identificazione religiosa: l'osservanza del sabato e la circoncisione. Si unirono alle nazioni pagane e si vendettero per fare il male. Abbiamo perciò un popolo diviso, per colpa della cultura greca. Questa è la situazione interna. Antioco IV, chi è per essere così maltrattato? Radice perversa viene chiamato. Antioco IV ha una storia non simpatica alle spalle, era figlio di Antioco III, che noi conosciamo dai libri di storia. Quando abbiamo studiato le guerre puniche, forse sto chiedendo troppo, vero? Alla fine delle guerre puniche, Annibale, per sfuggire ai romani, dove va a finire? Da Antioco III. I romani lo chiedono ad Antioco, Antioco non glielo dà, viene fuori l'ira di Dio fra romani e impero Seleucide. Naturalmente chi soccombe? Impero Seleucide, il quale viene gravato di tributi enormi, per cui con Antioco III inizia la depredazione dei templi. I soldati arrivavano nei vari templi, ma nelle varie divinità, compreso quello di Yahweh, si portava via tutto il tesoro, ed è la volta che gli ebrei, per non rinunciare alla brillantezza del tesoro, hanno ricostruito ogni pezzo rubato da Antioco III in rame. Per cui i grandi scudi d'oro di Yahweh vengono riprodotti in rame e lucidati in modo tale che diano l'impressione di essere dorati. Però è rame e non oro. La politica di Antioco III viene proseguita da Antioco IV, e cioè racimolare soldi per pagare debiti a Roma.
altrimenti Roma avrebbe confiscato il regno. Quindi Antioco avrebbe perso il trono. Per mantenersi nel trono, mantenere dunque una certa autonomia, c'è questa pressione fiscale enorme. Che cosa succede? La gente quando deve pagare troppe tasse che fa? Evade. È una logica. Quando ci sono troppe tasse la gente evade. Benedetti Michelangeli ha evaso anche dal territorio. Lo avevano accusato di evasione, questo grandissimo pianista, una delle glorie del Novecento italiano, a causa di una piccola cretinata sulle tasse, va prima in Svizzera, poi in America, e abbiamo perso questo grande artista. La gente di allora faceva la stessa cosa, solo che l'evasione comportava la pena di morte, non una multa. E allora, quando si cominciava ad evadere, era giusto staccarsi politicamente dal regno a cui si apparteneva. I vari popoli avevano cominciato questa fuga, questo desiderio di indipendenza, perché se Antioco IV doveva punire questi popoli perché avevano evaso le tasse, li doveva ammazzare. Piuttosto di essere ammazzati, pretendevano l'indipendenza, cercavano di costruirla ribellandosi. Quindi voi avete un regno oberato da debiti, con quella cultura estremamente violenta che è tipica della cultura macedone, scambiata per cultura greca. Per di più con questa situazione in cui i popoli tentano di operare una specie di frammentazione dell'impero, ma dentro a questi popoli c'era una divisione interna, come abbiamo visto per il popolo ebraico. Questa è la situazione. Risposta di Antioco. Mano durissima, instaura delle leggi di questo genere. Unica moneta, unica lingua, greca, unico culto. Per cui i vari culti pagani delle regioni si sono scambiate le divinità. Tu ospiti le mie divinità o io ospito le tue. Poi immaginatevi che cosa è successo a Gerusalemme. Fedeli ad un unico Dio, per secoli e secoli, si sono trovati con una legge dove Yahweh veniva messo fra gli altri dei. E gli altri dei dovevano essere ospitati nel Santo dei Santi, dove addirittura non c'era neanche una effigie di Yahweh. Era la stanza vuota il Santo dei Santi. Per gli ebrei era il massimo dell'opprobrio. E infatti quando viene portata la statua di Zeus con le sembianze di Antioco IV Epifane, in quel giorno in cui questa statua è entrata nel Tempio, gli ebrei hanno detto: è entrato l'abominio della desolazione. L'espressione abominio della desolazione è l'avvenimento dell'entrata della prima statua pagana nel Tempio di Yahweh. Quello è l'abominio della desolazione. Che cosa succede? C'è la ribellione da parte degli ebrei ed inizia la persecuzione di Antioco. Vediamo brevemente, subito dopo aver fatto una breve pausa caffè, perché sono già le 10:30,